nuovo sindaco Marco Piandibene ha firmato ieri mattina il decreto di nomina dei componenti della nuova squadra di governo. Confermati i nominativi annunciati nel corso del primo consiglio comunale, vediamo il dettaglio delle deleghe in questo servizio. Dopo aver annunciato ieri nel corso del primo consiglio comunale i nominativi dei 7 assessori che comporranno la sua giunta, il nuovo sindaco Marco Piandibene ha firmato il decreto di nomina dei componenti della nuova squadra di governo. La carica di vice sindaco sarà affidata a Stefania Tinti, che sarà anche assessore alla pubblica istruzione e alla cultura e nello specifico alle politiche per l'istruzione e la formazione, alla cultura, al consorzio universitario, ai gemellaggi culturali, ai nidi e scuole dell'infanzia e alla mensa e trasporto scolastico. Il segretario del Partito Democratico, Piero Alessi, sarà assessore alle attività produttive, al turismo, al lavoro e al personale e, nello specifico, avrà la delega anche alle politiche del lavoro e della buona occupazione, alle attività produttive legate al porto e al sito energetico, alle attività economiche primarie, agricoltura e pesca, ai rapporti con Enel, alle politiche del personale, ai rapporti con le organizzazioni sindacali e contrattazione decentrata, alla sicurezza sul lavoro, al turismo e marketing territoriale, con riferimento alle politiche del lavoro, parco termale, frasca, spiaggia e Forte Michelangelo, alle politiche del lavoro legate al mare e ai rapporti con il Consiglio Comunale. Il presidente della compagnia portuale Patrizio Scilipoti sarà assessore ai lavori pubblici e sviluppo e nello specifico sarà il delegato alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche, alla gestione e manutenzione degli immobili comunali, impianti sportivi, edilizia scolastica e logistica, ai parcheggi pubblici e privati, ai servizi tecnici della città, infrastrutture per la viabilità, scavi, pubblica illuminazione, agli espropri, difesa e sicurezza del suolo, al decoro urbano, alla protezione civile e allo sviluppo. Stefano Giannini, in quota Alleanza Verdi e Sinistra, sarà l'assessore all'ambiente e nello specifico alle politiche ambientali, all'igiene urbana, gestione e trattamento rifiuti, all'arredo e verde urbano, ai servizi cimiteriali, al canile municipale, ai rapporti con l'osservatorio ambientale, al demanio marittimo, con riferimento alle concessioni e le autorizzazioni delle spiagge e gli interventi sul demanio marittimo, alle concessioni minerarie, alle pulizie dei fossi e canali e alla tutela idrogeologica del territorio. Non quindi alla transizione ecologica, alla quale sarà assegnata una delega a parte. Antonella Maucioni sarà assessore ai servizi sociali, alla persona e socioassistenziali, comprese le politiche per la casa, quelle di tutela per minori e famiglie, ai diritti degli adolescenti, ai centri sociali polivalenti e ai rapporti con le associazioni del terzo settore, comunità di volontariato e organismi pastorali. Florinda Tuoro sarà assessore ai servizi finanziari e partecipate e nello specifico al bilancio, al rendiconto di gestione e programmazione economico-finanziaria, ai tributi e imposte locali, all'economato, al controllo sugli equilibri finanziari e controllo analogo e all'indirizzo economico-finanziario delle partecipate. Infine il pentastellato Enzo Rantò sarà assessore allo sviluppo e pianificazione del territorio e nello specifico alla pianificazione urbanistica, al PRG, attuazione del comprensorio turistico termale, alla toponomastica, agli usi civici, al commercio e gestione aree produttive, al SUAP, alle attività commerciali artigianali, alle politiche del commercio su aree pubbliche. Firmando per accettazione, in base a quanto disposto dall'articolo 64 del testo unico degli enti locali, i neo assessori Scilipoti e Dantò cessano quindi dalla carica di consigliere comunale. Nel corso della prossima seduta utile del Consiglio si procederà alle relative surroghe con l'ingresso della consigliera DEM Albertina Cottuno e del pentastellato Giancarlo Cangani. Una giornata da bollino giallo è quella di oggi secondo il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile, che ha diramato un bollettino relativo all'ondata di calore prevista per queste ore. In particolare è prevista un'allerta di colore giallo legata alla previsione di una temperatura massima di 32 gradi prevista per le 14 ed una temperatura massima percepita di 35 gradi. Si raccomanda, in caso di aumento delle temperature, di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, di bere molta acqua e di consumare prevalentemente cibi freschi, ricchi di acqua e limitare il consumo di sale. Anche lunedì è stata una giornata difficile sul piano della qualità dell'aria nel litorale. Sotto la lente d'ingrandimento del sistema di rilevazione, il particolato, nella fattispecie i PM10, che si sono di nuovo avvicinati alla soglia massima di 60 microgrammi al metro cubo. In particolare l'aria è risultata di qualità mediocre nella centralina di Civitavecchia Porto, con 45 microgrammi di polveri al metro cubo. Concentrazioni poco sotto il livello di guardia anche a Civitavecchia Centro e a San Gordiano.
Un nuovo tentativo di truffa è arrivato anche a Civitavecchia. Si tratta della truffa dell'eredità, che colpisce soprattutto su Facebook ma anche sul cellulare. I malviventi fingono di voler versare un'ingente somma come eredità e per sbloccare il bonifico chiedono alla vittima alcune migliaia di euro. Per i dettagli sentiamo il servizio. Un messaggio sul telefonino in cui una signora attempata informa di avere un'ingente somma da versare in eredità al fortunato o alla fortunata che in quel momento sta ricevendo quel messaggio. È il tentativo di truffa. Uffa, nemmeno così nuovo perché da anni spopola soprattutto su Facebook, dove è stato chiamato appunto truffa dell'eredità, che anche alcuni civitavecchesi hanno subito negli ultimi tempi, a quanto pare per fortuna senza esito alcuno. A diversi concittadini è arrivato un SMS sul cellulare, un messaggio sui social, che recita testualmente: «Mi scuso per averti contattato, sono vedova, mio marito è morto in un incidente stradale, non abbiamo avuto figli perché era sterile, ma abbiamo molta eredità, io ho un cancro ai polmoni che non mi dà speranza». Il messaggio continua poi con alcune frasi in altre lingue, in genere in francese, in cui il truffatore spiega di voler donare al malcapitato la somma di 850.000 euro, cifra che varia spesso ma sempre molto alta, così come può cambiare il sesso di chi scrive. Appunto perché la vedova non ha speranze di sopravvivere al male che l'affligge e vuole donare la sua eredità proprio alla persona scelta, chissà in che modo o perché. Il raggiro arriva nel finale del messaggio, quando il truffatore chiede alla vittima di mandargli il suo nome, cognome e numero di telefono per essere poi contattata dal suo avvocato. Come detto, per fortuna a Civitavecchia sembra che nessuno sia finito nell'inganno, ma in Italia è capitato che i truffatori riuscissero nel loro intento. La vittima viene infatti contattata dal finto avvocato che invia un certificato di donazione palesemente falso, spesso addirittura con errori grammaticali evidenti, e chiede poi una richiesta di soldi di alcune migliaia di euro per i costi di attivazione e quindi per sbloccare l'ingente bonifico. Insomma, anche se può sembrare la classica truffa a cui nessuno può credere, è sempre meglio stare attenti, non fornire mai i vostri dati sensibili a sconosciuti. In questo caso basta bloccare la persona, che sicuramente non è quella che dice di essere, e se dovesse servire c'è sempre la polizia postale, ma soprattutto tenere a mente che nessuno regala niente, soprattutto un'eredità di più di 800.000 euro. Intercettare i flussi turistici e incentivare l'offerta ricettiva del litorale a nord di Roma, valorizzando al contempo una pagina di storia ancora poco conosciuta. Questo è l'obiettivo dell'istituzione del cammino di Asekura e dei martiri giapponesi, di cui si è parlato ieri in Regione Lazio. Ecco l'approfondimento della nostra redazione. Un percorso che strizza l'occhio ai flussi turistici dell'Estremo Oriente per raccogliere fino in fondo l'opportunità del Giubileo. È il cammino di Asekura e dei martiri giapponesi, un itinerario escursionistico che dalla chiesa sul lungomare di Civitavecchia al castello di Santa Severa e via via verso Roma dovrebbe ripercorrere le tappe del diplomatico nipponico che nel 1615, primo nella storia a giungere dal lontano paese del Sollevante, sbarcò a Civitavecchia per poi raggiungere il Papa a Roma. Ad occuparsi dell'iniziativa è stata la Commissione Giubileo della Regione Lazio in audizione congiunta con la Commissione Cultura, che ha fatto il punto della situazione con la variante Cimina della Via Francigena, l'associazione culturale promotrice del cammino e dei comuni interessati. Proprio a riguardo delle amministrazioni poste lungo il tracciato c'è una data che si pone come spartiacque per la riuscita del progetto: il 30 ottobre, giorno entro il quale la Regione attende il pronunciamento dei consigli comunali interessati. Solo Civitavecchia ha già adottato un provvedimento in tal senso, mentre si attende quindi un segnale da Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli e Fiumicino per poter formulare un progetto che possa intercettare ulteriori finanziamenti. È questo l'auspicio della consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Manuela Mari, che ha ricordato i fondi già stanziati per la ciclopedonale nel porto di Civitavecchia al castello di Santa Severa, che prevedrebbe a questo punto una fermata alla chiesa dei Santi Martiri giapponesi, il cui culto sarà un cardine del percorso turistico allo studio. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Valerio Novelli, fiducioso sulla possibilità di valorizzare il litorale a nord di Roma attraverso questa iniziativa. Per Civitavecchia ha partecipato il vice sindaco Stefania Tinti, mentre l'amministrazione di Santa Marinella era rappresentata dall'assessore Vinace e dai consiglieri Gaetani e Fratarcangeli.
La dottoressa Cristina Matranga è il nuovo commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani. Dopo l'insediamento, avvenuto venerdì 5 luglio, stamane l'ex direttrice generale della ASL Roma 4 ha visitato l'intera struttura, sia l'ospedale che i vari padiglioni, e salutato il personale dell'istituto. «È un piacere e un onore tornare allo Spallanzani in questa nuova veste», ha affermato Matranga. «Ringrazio il presidente Rocca per la fiducia accordatami, nonché il direttore scientifico, il direttore sanitario, il direttore amministrativo e tutto il personale dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive dello Spallanzani per la calorosa accoglienza. Lo Spallanzani è un'eccellenza di Roma, ma più in generale del nostro paese, un patrimonio da tutelare e valorizzare». Estate in Giardino torna domani con la Grooving Band e con special guest Sarah Jane Olock da The Voice, un concerto basato sul genere soul, funk dance, pop internazionale stile Motown. Assisteremo ad interpretazioni musicali di brani famosi di Aretha Franklin, Marvin Gaye, Whitney Houston, Tina Turner, Chaka Khan, Prince, Diana Ross, Michael Jackson, Amy Winehouse, The Temptations, Commodores e molti altri che coinvolgeranno il pubblico presente, soprattutto gli amanti dei generi. Ingresso tramite il ritiro del coupon gratuito. Per coloro che non saranno riusciti ad ottenerlo per il sold out, potranno venire direttamente alla Cittadella la sera dello spettacolo dalle 20:30 per entrare gratuitamente fino ad esaurimento dei posti a sedere. Una veleggiata per il pianeta, facendo rotta sulla sensibilizzazione ambientale. Per il terzo anno consecutivo, l'iniziativa, promossa da Ambiente Mare Italia in collaborazione con il Circolo Velico Riva di Traiano e con la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, si è svolta al largo delle coste civitavecchiesi. 25 imbarcazioni e circa 200 diportisti, passando per Capo Linaro e Lega Navale, si sono impegnate in questa manifestazione. Nell'occasione è stato rinnovato da Ambiente Mare Italia l'impegno a mettere a disposizione di navigatori, velisti, surfisti, turisti e amanti del mare il numero di telefono SOS AMI 351 0338 623, grazie a cui sarà possibile segnalare direttamente agli operatori la presenza di rifiuti in mare, macchie di idrocarburi e l'avvistamento di specie marine. L'estate dell'Ipertecnica Centuncelle comincia da un ritorno. La società del presidente Jonathan Civero annuncia che Gianluca Muneroni tornerà a far parte della squadra nella prossima stagione. Il mancino aveva lasciato il gruppo all'inizio della scorsa annata, assieme al fratello Andrea, il quale però era tornato successivamente a campionato in corso. Intanto per i biancorossi si apre la possibilità di un ripescaggio nella prossima Serie B. La Federnuoto avrebbe aperto ad un inserimento della squadra di Roberto Barbaro. In questi giorni la dirigenza sta valutando la cosa e deciderà se proporsi per una salita di categoria che darebbe vita ad un clamoroso derby con la NC Civitavecchia, rimasta nella categoria. Lorenzo Ballarati si può godere la festa dopo la vittoria di 3 medaglie d'oro agli europei di Vilnius, pareggiando il palmarès ottenuto lo scorso anno a Belgrado. Da questo momento il tritone della Koser Aniene punterà a diventare importante anche tra i senior, dove approderà il prossimo anno. Sentiamolo in questa intervista. Lorenzo Ballarati, Fabio De Santis, tanti sorrisi perché hai eguagliato il risultato dell'anno scorso. 3 medaglie d'oro questa volta a Vilnius per gli europei. Che emozioni hai per questo grande risultato? Beh, l'emozione è sicuramente tanta e comunque quest'anno non era facile perché il livello rispetto all'anno scorso era più alto, soprattutto a stile. Ripetersi non era facile, gli avversari erano molto agguerriti, si è visto nel 100. Quello che mi ha aiutato molto è stata la testa. Comunque non pensare magari alla fatica e cercare di dare il 110%. Poi l'Italia si è comportata molto bene, le staffette ha prevalso abbastanza nettamente, stessa cosa che hai fatto tu anche per quanto riguarda i 50 stile libero, per cui un'esperienza che ha accresciuto ulteriormente il tuo bagaglio tecnico. Esperienza da cui ho appreso molto e oltretutto me la sono vissuta al meglio perché è l'ultima esperienza con la nazionale juniores, quindi ho cercato di fare tutto quello che potevo. Quindi voto 10 possiamo dire? Per questa spedizione? Sì, dai, posso ritenere abbastanza soddisfatto. Anche perché c'è una situazione un po' particolare, perché eravate vicino praticamente a Ciclo Polare Artico, nonostante eravate in Lituania, quindi le giornate partivano presto, già c'era la luce alle 4 della mattina, poi si andava a dormire ancora praticamente c'era il sole. Sì, poi le gare il pomeriggio iniziavano le sessioni serali alle 6, quindi alle 5 in Italia, finivano abbastanza tardi, quindi cenavamo verso le 10 e poi andavamo a dormire che ancora c'era la luce. Fabio De Santis,
importante è sarà il risultato. Adesso vediamo l'altezza di Lorenzo che spicca, sempre troppo picco meo Fabio De Santis, però sicuramente non gliene frega niente visto che il risultato è arrivato con tutte queste medaglie. No, speriamo che prenda ancora 2 centimetri, almeno riprenderemo agli avversari in acqua. No, sono molto contento della partecipazione di Lorenzo a questi europei. Come ha detto lui, non era facile ripetere i risultati e ripetersi ad alti livelli. È riuscito a limare 2 decimi sul personale del 50 a stile, portando a casa la medaglia d'oro, ha ben figurato nelle staffette e abbiamo eguagliato anche il 4º posto del 100 a stile dell'anno scorso, con un po' di rammarico perché potevamo tentare di prendere il podio, non ci si è riusciti perché gli avversari erano molto forti, però questo è quel... ci lascia quell'amaro in bocca che ci dà la voglia di andare avanti, perché adesso Lorenzo lascerà la nazionale juniores e quindi l'obiettivo sarà entrare a far parte della nazionale maggiore. Con lui sappiamo che c'è da faticare perché la nazionale maggiore è formata da atleti di altissimo livello internazionale, quindi riuscire a trovare uno spazio per inserirsi è molto difficile, ma noi ci proveremo partendo subito da quest'anno con il piede giusto e cercando di fare una programmazione adeguata che lo porti, senza nasconderlo, in 4 anni, speriamo, al nostro sogno che è quello di un'Olimpiade. Proseguono i messaggi d'affetto per Lorenzo Ballarati dopo le 3 medaglie vinte agli europei di Vilnius. Nei giorni scorsi, dopo le notizie riguardanti gli ori, i social sono stati subissati di complimenti per il tritone Civitavecchiese e per la Coser. L'eco dei successi del campioncino sono arrivati anche alle istituzioni locali e nel primo consiglio comunale, come avevamo consigliato qualche giorno fa. Inviteremo Ballarati ad uno dei prossimi lavori dell'Aula Pucci, ha affermato il sindaco Marco Piandibene, anche perché ha dimostrato di essere il ragazzo più veloce d'Europa in questo momento. Lorenzo promette davvero bene, non era mai capitato un trionfo del genere. Daremo anche altri riconoscimenti agli sportivi che hanno regalato dei successi. Mister Vincenzo Di Gabriele non vede l'ora di scrutare la sua nuova squadra, ovvero la Futsal Academy. Per il prossimo 18 luglio il tecnico ex Santa Severa ha convocato all'Ivan Lottatori tutti i giocatori del team nerazzurro per una serie di test fisici che saranno propedeutici per la preparazione atletica vera e propria, che prenderà il via subito dopo Ferragosto. Intanto la società del presidente Elso De Fazzi sembra pronta ad annunciare gli ultimi colpi che chiuderanno il roster nella nuova squadra. Tra questi, come detto, sembra esserci Manuel Morra, che negli ultimi anni si è ben comportato con la maglia del Santa Severa.